Toscana arancione, ma l'allerta è alta. RT stazionario, firmate le ordinanze di zona rossa per Siena e Pistoia, salva la provincia di Lucca. Menesini invita a rispettare il divieto di spostamento verso le zone ad alto rischio. Opere pubbliche per 72 milioni. La provincia di Lucca nel 2021 realizzerà interventi su ponti, strade e scuole. Tra questi l'ex Collegio Colombo e l'ex caserma dei Carabinieri a Viareggio. Il ritorno in centro del mercato settimanale. Buona la prima in via Oberdan a Camaiore dopo mesi di confinamento allo stadio comunale. Soddisfatti gli ambulanti nonostante l'addio alla via di mezzo in centro. La memoria non muore mai, oggi avrebbe compiuto 100 anni l'indimenticata di Dalla Ghilarducci, partigiana per amore, colonna versiliese dell'Ampi, scomparsa nel 2012 e ancora oggi un faro per i valori della resistenza. È il weekend della Coppa Italia, 4 partite di alto livello in 2 giorni, in lizza anche il Forte Remarmi, campione d'Italia che domenica alle 19 ospiterà il Trissino. Di nuovo insieme, ben ritrovati. Dunque, avete sentito dai titoli, la Toscana ormai va verso la conferma della zona arancione per un'altra settimana, la terza, ma si teme per le zone rosse che già sono ufficializzate, Siena e Pistoia, e c'è l'appello del presidente della provincia di Lucca, provincia risparmiata dalla zona rossa, a rispettare tutte le restrizioni dal momento che i contagi sono stazionari, ma ancora importanti. Sentiamo. I dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità inchiodano la Toscana ad un indice di trasmissione del virus, l'RT, a 1,19, 6 decimali sotto la soglia di 1,25, oltre la quale scatta la zona rossa. Un indice in linea con quello di una settimana fa, ma gli esperti rilevano un'alta probabilità di progressione. Dunque per la terza settimana consecutiva restiamo in zona arancione, a rischio moderato, tuttavia con macchie rosse in 2 province. Come annunciato dal presidente Eugenio Giani, giovedì sera, le province di Siena e di Pistoia, dove l'incidenza dei contagi sulla popolazione è molto più alta, saranno in rosso da sabato 27 febbraio fino al 7 marzo. Rischiano l'Empolese Valdelsa, dove i sindaci hanno chiesto altri giorni per valutare, mentre 2 giorni fa in zona rossa è entrato il comune di Cecina. Non dobbiamo drammatizzare, ma l'aumento dei contagi è un forte campanello di allarme, ha detto Giani, che a metà giornata ha firmato le 2 ordinanze. Dobbiamo agire con tempestività, ha dichiarato, o rischiamo di ritrovare con un'altra ondata. Nessun provvedimento interessa la provincia di Lucca, ma soprattutto per chi abita nei comuni che confinano con Pistoia, la raccomandazione è di rispettare i divieti di spostamento verso il territorio in zona rossa, come spiega il presidente della provincia Luca Menesini. Quindi la prima cosa da fare è non andare in questi territori se non per motivi di salute, di necessità urgente o di lavoro. Sulla provincia di Lucca il livello dei contagi resta da zona arancione, anche se è in crescita, e quindi dobbiamo un po' stringere anche la morsa dei nostri comportamenti, limitando gli spostamenti, facendo in modo che appunto questi spostamenti siano con i familiari stretti o individualmente, e continuando a tenere la mascherina, il distanziamento, l'igienizzazione delle mani e anche areare locali se ci troviamo insieme ad altre persone. Momento è un momento molto delicato, ma come sempre con lo sforzo di tutti ce la possiamo fare. Veniamo allora ai numeri delle ultime 24 ore in Toscana e in provincia di Lucca. Dunque, sul coronavirus un lieve calo dei contagi e anche del tasso di positività, ma numeri ancora significativi. Rivediamo insieme i nuovi casi registrati in Toscana, 1254, a fronte di 23.028 test effettuati fra tamponi molecolari e antigenici rapidi. Un tasso di positività che resta al 5,45%, ma è il doppio, è al 10,6 sulle prime diagnosi. Leggero calo dei ricoveri, siamo a 1.007, mentre aumentano di poco le terapie intensive. 22 decessi, 2 sono in provincia di Lucca, in Lucchesia in particolare. E veniamo allora ai dati del nostro territorio, ancora alti, 144 in provincia, e a trainare è soprattutto, vedete ancora una volta, il dato della Versilia con 89 nuovi contagi, e ben 42 sono nel comune di Viareggio.
tremendo. Invece agli ospedali, all'ospedale Versilio a lieve rialzo dei ricoveri, sono 56, di cui 6 in terapia intensiva. Del primo ospedale, ancora una volta, per ricoveri della area ASL Toscana Nord-Ovest. L'ospedale di Lucca, per fare un confronto, il San Luca, ha 50 ricoveri, di cui 10 in terapia intensiva. Questi i numeri delle ultime 24 ore. Altri i numeri sono quelli delle vaccinazioni. In Versilia siamo a 10.900 vaccinati, seconda zona distretto dell'area ASL per numero di vaccini, seconda solo a Livorno, e 2.926 le seconde dosi. A proposito di vaccini, sono partiti sugli ultraottantenni, poi tutta la Versilia, in queste ultime ore anche alla Croce Verde di Forte dei Marmi, dove sono stati allestiti gli ambulatori medici. C'è stata anche la visita ai dottori anche del sindaco e medico Bruno Murzi, insieme alla vice sindaco Graziella Polacci, con i primi anziani che si sono presentati, gli over 80, ma anche addirittura over 90. Apripista fra i medici di famiglia il dottor Luigi Pietro Bellucci, insieme alla dottoressa Angela Fontana, che ha vaccinato 12 over 80enni, e poi anche i dottori Giorgini e Maggi seguiranno nelle prossime ore. In attesa che venga confermato l'aumento dei vaccini a disposizione dei medici di base, la Croce Verde Forte Marmina proseguirà la sua programmazione settimanale. C'è stato un messaggio di vicinanza e di sostegno, appunto, del sindaco di Forte dei Marmi Murzi. Cambiamo argomento, veniamo alla cronaca adesso e torniamo sull'incidente gravissimo che purtroppo è costato la vita ad un ciclista di Marina di Pietrasanta nel tardo pomeriggio di giovedì sul lungomare. Purtroppo non ce l'ha fatta Sergio Merlini, 72 anni, di Marina di Pietrasanta, che è rimasto coinvolto in un incidente giovedì pomeriggio sul lungomare a Roma, vicino al bagno d'aria all'altezza dell'entrata della Versiliana a Marina di Pietrasanta. L'uomo era in sella alla sua bicicletta e procedeva in direzione Forte dei Marmi via Reggio. Da dietro sopraggiungeva una Fiat Panda condotta da una donna originaria di Massa. È in corso di ricostruzione la dinamica dell'incidente da parte della Polizia Municipale di Pietrasanta. L'auto urta la ruota posteriore della bicicletta, facendo perdere il controllo del mezzo all'uomo, che cade a terra battendo violentemente sull'asfalto. Allertati i soccorsi, sul posto arriva l'automedica da Quercete ed un'ambulanza della Misericordia, che cercano di rianimare il ferito, che si è procurato un grave trauma cranico. Una volta giunta al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, purtroppo, nonostante un'ora di rianimazione, il ciclista però è deceduto. Adesso spetterà agli agenti della Polizia Municipale, diretti dal comandante Giovanni Fiori, stabilire la dinamica di questo drammatico incidente stradale. La polizia stradale ha sanzionato l'autista di un mezzo pesante che, per guidare più ore e risparmiare gasolio, aveva modificato la centralina del motore, così da non rispettare i limiti imposti sull'autotrasporto internazionale e usare un additivo con cui si abbattono le sostanze inquinanti in uscita dai tubi di scarico. È successo nel pomeriggio di giovedì al casello di Viareggio. Una pattuglia della sottosezione Viareggina della Polstrada, durante i controlli, ha fermato il TIR. Il conducente, un uomo di 54 anni di Bari, dipendente di una ditta della stessa provincia, era partito da Genova per trasportare collettame nel capoluogo pugliese ed era sicuro, evidentemente, di non essere scoperto, ma il controllo è emerso, appunto, quanto vi abbiamo appena detto. La Polstrada lo ha multato con oltre 2.000 euro, ha sequestrato la cassettina, ritirando la carta di circolazione e fermando il TIR, che andrà ora messo in regola per poter superare una nuova revisione e tornare così a circolare. Parliamo di opere pubbliche. La provincia di Lucca dà in là un pacchetto da 72 milioni di euro. In Versilia, occhi puntati soprattutto sull'ex caserma dei carabinieri di Viareggio, di cui tanto si è parlato e c'è stata polemica anche di recente, ma anche a proposito di scuole, all'ex collegio Colombo, l'alberghiero Marconi di Viareggio. Sentiamo. Ponti, strade provinciali, scuole superiori, ma anche palestre ed edifici di proprietà e di interesse storico. È su questi settori che si concentrano gli investimenti pubblici della provincia di Lucca, indicati nel programma triennale 2021-2023, che contiene 228 milioni di investimenti, di cui quasi 72 milioni destinati all'anno in corso. Per la realizzazione del nuovo ponte sul Serchio sono in bilancio, dopo gli ultimi adeguamenti causa emergenza Covid, 19 milioni 700 mila euro. 6,3 milioni saranno investiti nell'anno in corso. Sul fronte edilizia scolastica, l'intervento più importante prevede la demolizione della palazzina K e la costruzione della nuova sede dell'Istituto Giorgi nell'area Istifermi di San Filippo.
Si restaura anche l'ex complesso di San Nicolao e sarà messo in sicurezza con l'adeguamento alla normativa antincendio l'Istituto Paladini e Civitale di Lucca. Sarà demolito e ricostruito con un ampliamento il vecchio padiglione del Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca, prevista anche la realizzazione dei laboratori di cucina al Marconi di Viareggio. Investimenti ingenti sulla viabilità provinciale. Nel corso dell'anno partirà il terzo lotto dei lavori per la sistemazione della frana ad Acqua Buona nei comuni di Gallicano e Castelnuovo Garfagnana. Per quanto riguarda la piana di Lucca è previsto l'ampliamento dell'innesto con la via comunale sulla strada provinciale 61 via Romana con via Diaccio a Porcari. Nel 2021 si interviene anche sugli edifici storici della provincia con la manutenzione straordinaria della ex caserma dei Carabinieri in piazza Mazzini a Viareggio e delle caserme dei Vigili del Fuoco di Viareggio e di Lucca. Un programma di investimenti come non si vedeva da anni, è il commento del presidente della provincia Luca Menesini, sia per l'articolazione degli investimenti nei vari settori di competenza, che per l'entità degli stanziamenti, sia per il 2021 che su scala triennale. Spostiamoci a Camaiore, dove è tornato il mercato settimanale in centro, non più in via di mezzo ma in via Oberdan. Vediamo com'è andato il primo giorno tanto atteso. Bene, meglio che allo stadio. È meglio che in via di mezzo? No, in via di mezzo a me veramente mi piaceva di più, però... Mi sembra meglio, no? Sì, alla grande secondo me. A me mi piace anche in via di mezzo, ma era un po' più stretto, qui invece è più... Via di mezzo, non ci si può più tornare. Mette quasi tutti d'accordo il ritorno del mercato settimanale in centro a Camaiore. Dopo mesi lunghi e difficili di confinamento allo stadio comunale, l'appuntamento del venerdì mattina ha debuttato in via Oberdan e piazza Morante. Un po' di nostalgia, certo, per la vecchia location di via di mezzo, in zona pedonale, ma lì è impossibile tornare con le attuali restrizioni. Sulla strada adiacente al centro storico, invece, gli spazi consentono di mantenere le giuste distanze fra i banchi e fra le persone. Sì, molto più passaggio. Là eravamo rinchiusi, d'altronde eravamo dentro uno stadio. No, qui è migliore, poi vedremo col tempo come, certo, come andrà. Da una parte forse per questo problema qui è migliore per il discorso del distanziamento. Speriamo che vada bene, via. Meglio che là, certo. Sì, quello senz'altro. Guarda, è molto meglio, anche perché là praticamente non c'era gente. Invece qui la gente viene e non c'entra. È il primo mercato, non posso darle parere né positivo né negativo, bisogna si vede nel tempo. L'ideale sarebbe stato in centro, però giustamente se non ci possono spostare per Covid o altre normative. Credo che ci vorrebbero dei passi fra un banco e l'altro un pochino più grandi, sono un po' troppo stretti e le tende si incrociano e credo se ci fosse un po' più distanza fra un banco e l'altro sarebbe meglio. Mi sembra di tornare al passato perché una decina d'anni fa eravamo qui. Uno spostamento è avvenuto dopo un confronto fra il comune di Camaiore, gli ambulanti e la Confesercenti ed è stata anche l'occasione per mettere ordine al capitolo delle concessioni. Noi siamo soddisfatti perché lo riavviciniamo al centro storico e quindi è un obiettivo sicuramente importante raggiunto. E un'altra cosa molto, molto positiva è stata quella finalmente di aver di nuovo aggiornato le graduatorie, eliminando tutte quelle decadute e quelle che non erano più in essere. Andiamo a Querceta adesso, dove il TAR della Toscana ha rigettato il ricorso di Unicoop Tirreno contro il nuovo supermercato Penny Market a Ponte di Tavole, che sorgerà a questo punto nello stabile che vediamo in queste immagini. Ne dà notizia l'amministrazione comunale. Unicoop, titolare di un punto vendita in via Emilia, sempre a Querceta, è intervenuta un anno fa in fase di osservazioni al variante al piano strutturale e regolamento urbanistico, chiedendo al TAR di annullare gli atti urbanistici approvati dal comune ritenuti non validi. Evidentemente, mi è arrivato il rigetto da parte del TAR, si andrà avanti. Dunque, come spiega il vice sindaco Valentina Salvatore, ci attendiamo a breve il rilascio del permesso a costruire. Buone prospettive che l'intervento parta e con esso si concretizzi la rivalorizzazione della zona e un'entrata di circa 1 milione di euro per il comune da investire sul territorio. Un'operazione di cui si era parlato molto appunto un anno fa e che vedeva contrarie anche i commercianti confinanti del vicino comune di Forte Remarmi.
Lavori pubblici, aperto a Pietrasanta il cantiere per dotare di 200 metri di nuove fognature via Val di Castello. Dopo anni di richieste e solleciti, i residenti della strada a fondo chiuso potranno finalmente allacciarsi alla rete pubblica. L'intervento era stato sollecitato dal comune, che aveva anche incontrato i residenti per assicurare una risposta all'annosa problematica. Realizzato l'intervento da Gaia S.p.A. Insieme alla realizzazione delle fognature saranno sostituite anche le condotte per l'acqua e ripristinato l'asfalto. A seguire i lavori è stato in questi giorni l'assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, che ricorda anche i prossimi interventi che sono frutto della bozza di accordo fra il comune di Pietrasanta e Gaia, con l'estensione fognaria che interesserà diverse strade anche di Fiumetto, Motrone e Focette, ma anche la zona di via Pisanica e via Unità d'Italia all'altezza del campo di atletica. 100 anni fa nasceva Didala Ghilarducci, amata, ricordata da tutti come la partigiana per amore, un ricordo, una battaglia per la memoria e i valori della resistenza che non avrà mai fine. Vediamo il servizio. Mi chiamo Didala Ghilarducci, sono nata a Viareggio il 26 febbraio 1921 e sono sempre stata a Viareggio. La storia della Resistenza si studia oggi sui libri di scuola, ma il racconto è pieno di emozioni di chi quei giorni li ha vissuti sulla propria pelle è tutta un'altra cosa. Didala Ghilarducci nasce il 26 febbraio del 21. Oggi, fosse ancora con noi, avrebbe festeggiato 100 anni. Didala ci ha lasciati, strano scherzo del destino, il 26 aprile 2012, ovvero il giorno dopo aver celebrato a Sant'Anna di Stazzema il 67° anniversario della Liberazione. Quello fu l'ultimo intervento pubblico come segretaria provinciale dell'ANPI. Per me questo giorno qui, che naturalmente dovrebbe essere un giorno bello, è un giorno bello perché la liberazione, dopo tanti giorni di paura, di guerra, di fame, di freddo, la liberazione è stata una cosa bellissima, però te capisci. Questo giorno qui l'ho fatto sola, non c'era più quitta. Lei è l'esempio della partigiana per amore. Nel 43 decide di aderire alla Resistenza, tra le montagne apuane, insieme all'uomo della sua vita, Ciro Bertini, detto Chittò, ucciso dai nazisti il 28 agosto del 44, quando il loro figlio Riccardo non aveva ancora compiuto un anno. Per Didala Ghilarducci, che fu anche consigliere comunale a Viareggio con la giunta Marcucci, è sempre stato difficile raccontare quei momenti. Torturavano e uccidevano chiunque potesse essere sospetto, ricordava. Vivevamo nella paura, parole strazianti e un volto, un'espressione che dice più di ogni verbo. 2 anni e 3 mesi insieme, però sono stati belli perché io non pensavo che potesse succedere una cosa di quel genere. Per me stare insieme a Chittò era la cosa più importante del mondo. Torniamo a Camaiore adesso e vi parliamo del futuro, per così dire, delle antiche mura urbane della cittadina versiliese. E qui resti, ricorderete, sono stati rinvenuti alcuni giorni fa nei lavori di Piazza 29 Maggio. La speranza è di poter presto rendere visibili al pubblico, con una copertura a vista, i resti delle antiche mura di Camaiore, rinvenuti in questi giorni durante i lavori per i sottoservizi nella nuova piazza 29 Maggio. Magari un pavimento a vetro per un affaccio su quello che rimane della cinta muraria costruita a partire dal 1374 e distrutta a fine 800 per fare spazio alla tranvia di Porta Nuova. Ritrovamenti che hanno confermato gli studi negli anni scorsi condotti dal team del Civico Museo Archeologico di Camaiore. Già nel 2019, quando furono decisi i lavori di riqualificazione della piazza, basandoci sulla documentazione cartografica, cioè su una carta storica della seconda metà dell'Ottocento, siamo andati a verificare se effettivamente questi basamenti delle mura fossero ancora presenti. Quindi sono stati fatti 5 saggi archeologici nella piazza e abbiamo verificato che effettivamente queste strutture c'erano, in alcuni casi ben conservate, in altri casi invece completamente stravolte da precedenti lavorazioni che
non avevano rispettato la presenza di queste mura, e siamo riusciti in linea di massima a ricostruire quello che doveva essere l'allineamento lungo la piazza. Accanto a pezzi delle mura urbane sono tornati alla luce anche preziosi manufatti che appartengono alla tradizione artigianale camaiurese del XIV secolo. In attesa che i lavori sulla piazza arrivino alla ripavimentazione finale, si pensa adesso a come lasciare una memoria visiva delle strutture murarie rintracciate. Il progetto prevede in ogni caso che questo allineamento delle mura rimanga visibile nella pavimentazione, con la presenza di ciottoli particolari che verranno posti proprio ad indicare il luogo, il punto dove le strutture emergevano. E quindi questa documentazione ci sarà sicuramente. Poi valuteremo più avanti se fosse possibile anche magari lasciare qualcosa visibile, però questa è una problematica anche che andrà un po' discussa, perché non è semplice trovare un sistema per poi mantenerlo in maniera efficace. Facciamo una breve pausa, fra poco di nuovo insieme con la pagina sportiva del TG Noi Versilia. Di nuovo insieme, ben ritrovati, pagina sportiva, si parte con l'Hockey su Pista che è in primo piano stasera con l'appuntamento atteso da tempo della Coppa Italia, il punto con le novità insieme a Roy Lepore. Questo fine settimana sono in programma le gare relative ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie 1 di hockey su pista. Il Forte dei Marmi affronterà in casa domenica alle 19 il Trissino, in cui i rossoblù di Alberto Orlandi si giocheranno l'accesso alla Final Four, in un momento in cui si fanno sempre più insistenti le voci su alcuni avvicendamenti nella squadra Forte Marmina, che ha visto il ritorno in qualità di direttore sportivo di Simone Mattugini. Radio Mercato darebbe in partenza il capitano Motarana per Valdagno e Ambrosio per Bassano. In arrivo da Sarzana potrebbe esserci l'attaccante Francisco Ipinazzara e da Lodi un ritorno di Elia Cinquini, ovviamente tutte voci che attendono conferme ufficiali. Vestiranno ancora la maglia rosso-blu Savi Rubio e Marti Cajas. Le altre gare dei quarti di finale di Coppa Italia sono Lodi-Bassano in programma sabato alle 19 e Valdagno-Follonica alle 21, mentre domenica alle 17 Sarzana-Montebello. In Serie A2 tre impegni per la rotellistica Camaiore, in trasferta con Giovinazzo, Hockey Matera e Rotellistica Matera, rinviata a Castiglione e Forte dei Marmi, mentre SPV Viareggio e CGC giocheranno sabato 6 e domenica 7 marzo. Dall'hockey veniamo adesso invece all'atletica, la Puccini Half Marathon rinviata, probabilmente un recupero a settembre, un'altra manifestazione che si ferma per la situazione sanitaria attuale, era prevista per il mese di marzo, nei giorni scorsi abbiamo già parlato dello stop della Viareggio Cup, la manifestazione viareggina già lo scorso anno aveva dovuto pagare dazio alla pandemia, aveva rinunciato così alla 16ª edizione, stavolta però si profila un recupero, si parla di congelamento della manifestazione, di tutto quello che era stato fatto per per consentire la sua realizzazione nel 2021. La mezza maratona potrebbe tornare alle sue origini, quindi durante il carnevale, e quest'anno come sapete il carnevale è spostato a settembre-ottobre, e dunque l'ipotesi suggestiva è quella di farla correre a fine estate, in quel periodo, dunque durante i festeggiamenti del Carnevale Universale 2021. Ci fermiamo ancora, pochissimi istanti di pausa, fra poco ci rivediamo per gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, non abbiamo aggiornamenti di cronaca, prima di salutarci il consueto spazio degli auguri, questa sera facciamo gli auguri ad Ersilia Raffaelli di Viareggio, responsabile della Casa delle Donne, festeggia il suo compleanno, auguri da parte dei familiari e degli amici. È tutto davvero per questa edizione, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata.